da quella di Pupino Impastato, perché è la storia di un pentito di mafia, raccontata attraverso la voce della madre, e una madre che lo ha ripudiato. E questa storia è scritta da Ciamareini, è però vicina a quella di Peppino perché entrambe parlano di mafia ed entrambe, a mio parere, ci fanno capire quanto siano importanti le parole e quanto le parole, soprattutto la verità, possono far paura al potere, in questo caso al potere mafioso, ma in qualsiasi altra forma di potere. E quindi dell'importanza di sostenere la verità e quindi di coloro che la sostengono, la verità, più che della verità stessa. Volevo anche leggervi giusto due battute di un testo a cui sono molto affezionata, che è Vita di Galileo di Brecht, in cui si parla appunto di coloro che sostengono la verità. E un frate, un matematico, Fulgenzio, appunto, chiede a Galileo se la verità viene sempre a galla. E quindi Galileo gli risponderà, e Fulgenzio quindi dice: ma non credete che la verità, se verità è, si farà strada anche senza di noi? E Galileo: no, no e no, la verità riesce ad imporsi solo nella misura in cui noi la imponiamo. La vittoria della ragione non può essere che la vittoria di coloro che ragionano. Quindi inizio col pezzo e grazie. Sono venuta a trovarti, Peppinuccio. Ho sognato che mi dicevi: ma ho freddo. Ho visto che tiravi la coperta sopra la testa, come quando eri bambino. A volte penso che tutta la tua vita è stata una tirata di coperte, che ti hanno sempre lasciato coi piedi per aria. I morti stanno coi piedi all'aria. Mi piaceva guardarti quando eri picciretto, che mettevi le punte all'indietro come le paperette. Eri così buffo, bambino mio. È venuta da me Rosa. Dice che non hai lasciato niente di scritto. E siccome che non eravate sposati, non può nemmeno entrare dentro casa tua a prendere le sue scarpe. Figuriamoci i soldi che stavano dentro la cassaforte. Ma perché non ha fatto testamento tuo figlio, Carmelina? Mi dice. Ma poteva pensare, dico, poteva pensare di morire a 30 anni. È normale, Rosa, che una a 30 anni non lascia testamento. È normale che lo faccio io. Anche se dicono che le donne vivono più degli uomini, fino a 80 anni. Ma che ce faccio io con me stessa fino a 80 anni? Ti ho portato un po' di fiori. Anche se a te i fiori non ti piacevano. Dicevi che portavano iella. Ma perché? Sono così profumati. È il profumo che non mi piace, ma a me piace il profumo della pasta al sugo, il profumo di un cannolo fresco con la ricotta che rigurgita di fuori, il profumo del mare quando è infuriato e tutte le alghe porta a galla gorgogliando. Ma il profumo dei fiori che è? Una roba dei morti. E forse proprio adesso che stai laggiù, magari hai cambiato idea. Il mondo è fatto strano, bambino mio. È fatto come un binocolo, che se lo guardi dal dritto ti fa vedere le cose vicine vicine. Lo guardi al rovescio e ti fa vedere le persone lontane che camminano. Sempre me lo vedo camminare dentro al binocolo. Sono venuta per maledirti. Questo è chiaro, ma proprio chiaro. Quello che ci facesti in un anno che ci ha storpiati tutti. Tuo padre che è morto di dolore, tua sorella che è fuggita in Canada, solo io sono rimasta dentro la casa vuota a pensare a te e la maledizione che ci gettasti addosso. Ma sono in prigione! Te la ricordi la chiamata? Come in prigione? M'hanno preso come? Non parlare, portami una camicia e un poco di soldi. Vennero i poliziotti. Suo figlio sta in galera, si procuri un avvocato. Hanno frugato dentro casa una giornata intera. Io che gli chiedevo: ma che ha fatto? Che ha fatto?
Nessuno che mi rispondeva. Uno si accendeva una sigaretta, un altro si puliva i denti con lo stuzzicadenti, un altro si lucidava le scarpe con lo straccio che stava in cucina. Dico, ma volete dire qualcosa? Poi venne Iddu, il capo di tutti i capi, uno proprio bello, vestito elegante. Mi disse, convinca suo figlio a parlare, gli faremo lo sconto. Sconto? Quale sconto? Gli parli, saremo generosi. Poi se ne andarono. Lasciarono tutto sotto sopra. Quanto ho dovuto lavorare per rimettere a posto. Dopo una settimana sono tornati. È stata brava a convincerlo, ha parlato. Io, capitano, io. Ma se quando l'ho visto neanche gli dissi una parola. Anzi, una sì, gli dissi, che combinasti, cretino? E lui? E niente, ritacchiava. Noi siamo gente onorata, capitano. Mica andiamo in giro sputtanando gli amici. E invece Iddu parlò. E mise nei guai tante persone, molte. Anche importanti. Non ti potevi tenere la lingua dentro la bocca, figlio mio sciagurato. Sono venuta a dirti che io proprio ti ripudio come figlio. Io la lapide già la spaccai quando venni la prima volta. Quel martello la spaccai perché un atto in famiglia proprio non ce lo voglio, capito? Io non uscivo più di casa. Avevo tutti gli occhi su di me. Sei stata tu che l'hai convinto, brutta strega. Sei stata tu che l'hai fatta parlare, brutta schifosa. Mi facevano trovare i topi morti sullo stuino di casa. Una volta persino un coltello dentro una busta. E allora ho dovuto chiamare il giornale e dici che ti ripudiavo. Tu non sei mio figlio. Io in carcere non ci sono mai venuta, mai ti dissi di parlare, mai ti dissi una parola. E il giornale l'ha scritto grande grande. La madre del pentito storpinato ha spaccato la lapide del figlio per disprezzo. L'ha disconosciuto come figlio. E da allora mi lasciarono in pace. Ma stanotte ho fatto questo sogno che mi dicevi, ma ho freddo, e mi facesti pena con quei piedi nudi, bianchi, tu che amavi tanto le scarpe eleganti, le scarpe costose. Mi ricordo una volta, mi porto a casa un paio di scarpe che parevano fatte con la scorza delle castagne, erano così belle, a ogni passo facevano trac, trac, trac. Ora devo portare queste scarpe. Non sono proprio eleganti, però sono nuove. Le comprai al mercato. Venni di nascosto così che nessuno poteva vedermi. Per questo innanzi alle 5. Dissi alla vicina che venivo a trovare mio marito, tuo padre. E invece ti ho portato queste scarpe, per quei piedi freddi che hai, che tutta la notte me le so sognati così nudi e bianchi, che nemmeno riuscivi a camminare. Adesso mettiti queste scarpe e cammina in pace, figlio mio. Prima però, levati la terra che ha fatto le crosse, il sangue che si è tutto raggrumato. Voglio vederti camminare come quando eri piccirito, con le punte all'indietro come le paperette. Va, corri, che ti cercano da queste parti per spararti in faccia, figlio mio. Va, corri! Lo spessore di questo incontro si è dato anche dal fatto che ci sono i ragazzi così giovani che sono con noi e per ascoltare Giovanni Impastato che è venuto per incontrarci. Intanto va detto che il fatto di lavorare sulla resistenza, ma soprattutto sulla legalità, il progetto che portano avanti gli studenti delle scuole medie, dobbiamo ringraziare gli insegnanti e la scuola pubblica che ci permettono ancora di fare cose di questo genere e quindi il lavoro che loro portano avanti è un lavoro indispensabile per la formazione dei nostri giovani. Quindi questo per sottolineare che la scuola pubblica, insomma, riesce ancora a dare le cose decisamente
positive e importanti nonostante tutto, i tagli che toccano. E vorrei, prima di dare subito la parola al nostro Giovanni Bastardo, intanto salutare anche la presenza del vicepresidente della provincia, Davide Rossi, che è qui e quale dopo se vuole portare i saluti benvenuto. Volevo ricordare questo brevemente, che noi abbiamo titolato questa serie di incontri, tre attività, su resistenza e legalità, perché c'è una cosa che mi ha colpito nel momento in cui sono andato a leggere il libro di Giovanni Bastardo, perché il nostro titolo Resistenza e legalità c'è proprio una cosa dedicata alla legalità in cui si parla di legalità, che è un termine ampiamente abusato oggi, quindi sarebbe meglio utilizzare il termine legalità democratica, proprio perché con legalità democratica riusciamo a sottolineare la prevalenza dei contenuti sulle forme, la rispondenza delle leggi ai principi fondamentali della Costituzione, a cominciare dall'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alle leggi. Altrimenti, in effetti, se ci soffermiamo solo sulla legalità, ci fa riflettere che per legalità erano anche le leggi razziste di Hitler e Mussolini, per esempio, perché erano state rese legali dalle loro leggi. E così come erano legali le leggi a persona di Berlusconi, per cui con il termine democratico cerchiamo di mettere il punto su questa cosa. Come vedete ci sono dei manifesti qui davanti, dei manifesti che l'AMPI, che è l'Associazione Nazionale dei Partigiani Italiani, quali noi siamo qui nati per difendere la memoria di coloro che si sono battuti per regalarci la libertà attraverso la Costituzione, un lavoro per il quale tra l'altro gli studenti della scuola media di Lucrezia insieme ai ragazzi del Battisti di Fano stanno portando avanti, che rappresenteranno la prossima estate, grazie all'intervento anche del professor Carlo Fiscaletti, che è qui presente, no? Che il giorno del 27 agosto di 1944 Fano è stata liberata, e noi questa rappresentazione la porteremo a teatro, grazie al loro contributo, il prossimo 23 aprile qui a Fano. Ecco, questi manifesti che sono inneggiano in realtà a voler difendere la democrazia attraverso il voto, cioè sono manifesti che chiedono a tutti di andare a votare, possibilmente per votare su quei partiti che difendono i principi e i valori espressi dalla Costituzione attraverso anche la resistenza. Perché giustamente abbiamo bisogno di avere valori che siano difesi e che possano promettere ai nostri giovani un futuro e una società migliore. Io chiamerei subito Giovanni Bastardo. Davide, voi prego, intanto si accomoda Giovanni Bastardo. Davide. Io molto brevemente, intanto perché scusarmi con la giovane vice di prima, io sono entrato velocemente in ritardo, non mi ero reso conto che stesse interpretando. Mi sarete regalato un pacco. No, non avevo capito, poi mi scuso di averla disturbata arrivando qui prima di fine, va bene adesso. Poi l'altra cosa che volevo dire è esprimere la soddisfazione al presidente dell'ANPI, perché quando è che abbiamo destinato questo luogo? 12 novembre 2011. Quindi nel giro di poco più di un anno, questo che era appunto fino a un anno fa un magazzino, probabilmente nessuno di voi aveva avuto modo di accedere a questa bella sala fino a un anno fa, e superando un po' che resistenza siamo riusciti invece a assegnare questi luoghi come sede dell'ANPI. E io sono particolarmente soddisfatto perché nel giro di questo anno è diventato questo luogo da magazzino a centro culturale, sociale e politico molto attivo, molto importante. Sono iniziative che fa l'ANPI, sono continue
è diventato a questo punto un presidio importante in realtà. L'altra cosa che volevo dire riguarda il tema della presentazione di resistenza alla mafia. Io sono contento che ci sia questa iniziativa questa sera, quindi devo dire che noi siamo in una campagna elettorale in questo momento che a quello che io riesco a capire invece sta completamente ignorando la lotta alla mafia. Io non sento quasi nessun candidato parlare di questo tema, anche chi pone la questione meridionale come il problema della situazione economica che si trova nel Regno d'Italia non ne dice assolutamente nulla su come intende affrontare la lotta alla mafia. Questo mi sembra particolarmente grave, mi rendo conto che l'emergenza economica in questo momento prevale su tutto il resto, ma è evidente che i meccanismi della corruzione e della criminalità organizzata delle cose non sono certamente strani anche alla situazione economica in cui versa il nostro paese. Quindi dicevi prima tu Bagnoni che la scuola pubblica e associazioni come l'ANPI con questa scuola delle carità ancora una volta suppliscono a delle mancanze gravi da parte della politica. Quindi va per questo la mia gratitudine e sono venuto a portare questo saluto per testimoniare queste cose che vi ho appena detto. Non vi rubo altro tempo, impastato e non devo soltanto così scusarmi di non dirlo perché ho un'iniziativa culturale importante a Pesaro, quindi tra pochi minuti dovrò andare. Comunque grazie ancora e buon dibattito. E allora, buonasera a tutti, grazie per... mi sentite bene giù, no? Grazie per l'invito rivoltomi come di Giovanni Impastato e come fratello di Peppino Impastato. Dunque, questa sera noi dobbiamo parlare, appunto, dobbiamo presentare, parlare del libro Resistere a Mafiopoli, cioè del mio libro, così fra virgolette, e mi viene definito, lo so, hai ragione, però purtroppo io ho questa voce un poco... e mi viene difficile dire... comunque mi sentite? Poco fa mi dicevano che mi sentivano. Sì. Sono posti vuoti più davanti. Ma ci sentiamo. Va bene, allora mi viene difficile dire il mio libro per un semplice motivo, perché io... non ho voluto assumere il ruolo dello scrittore perché io non sono affatto uno scrittore e non lo voglio diventare perché il mio ruolo è completamente diverso. Da molti anni vado in giro, sono stato in moltissime scuole d'Italia, ho fatto tutta una serie di iniziative, sempre iniziative sulla legalità, sulla mafia, raccontando un po' la storia di Peppino, e molti, soprattutto insegnanti, giovani studenti, anche persone della società civile, mi chiedevano sempre: ma come mai ancora non è scritto un libro? Ci sono tanti libri su Peppino, e ci sono delle biografie, e molti hanno scritto libri di memoria, di analisi, di ricerca sulla mafia. Tu che hai vissuto una grande esperienza, un'esperienza che si perde un po' nella notte dei tempi, come mai non hai scritto un libro? Io rispondevo sempre allo stesso modo, rispondevo a bruciapelo, nel senso un pochettino, e dicevo: non ho scritto un libro perché non so scrivere, cioè nel senso che poi precisavo: non sono analfabeta, non so scrivere un libro, perché io sono convinto di una cosa, che i libri dovrebbero scrivere quelle persone che sono in grado, sono in condizione di scriverle, che hanno veramente, realmente qualcosa da dire. Purtroppo da un po' di tempo a questa parte non si è fatto solo abuso della parola legalità, ma si è fatto pure abuso della scrittura. E per questo credo che sia un fatto negativo, perché oggi, non è che io voglio impedire di scrivere a qualcuno, per carità, però oggi si scrivono, oggi chiunque scrive libri, anche Gigi D'Alessio è diventato scrittore, anche Totti ha scritto un libro, anche Cassano, che è il giocatore
l'ex giocatore della nazionale, ha scritto pure un libro, perciò a questo punto lascio immaginare a voi, forse è meglio non assumere questo ruolo con questi scrittori che abbiamo. Ecco, ci tenevo a precisare questo, ma siccome diciamo che abbiamo avuto, ho avuto l'esigenza di raccontare una storia, allora ci ritorno di nuovo, per non assumere questo ruolo bisognava sfruttare sotto certi aspetti un trucco, cioè nel senso che mi sono fatto intervistare. Allora, non sono uno scrittore, però chiaramente racconto una storia tramite intervista. No, ci tenevo a precisare proprio questo, perché io credo che bisogna partire proprio da questo. Per quanto riguarda un po' la storia di Peppino, è una storia che parte appunto dagli anni 60, dai primi anni 60. Infatti il racconto, diciamo, parte da lì. Non so se voi passiamo un po' dal libro, dalla letteratura, passiamo un po' al cinema. Non so se voi avete visto il film I Cento Passi, che I Cento Passi ripercorre in maniera fedele la storia di Peppino Impastato. Per regolarci un po', se qualcuno mi chiede ma quanto è reale questo film, io gli rispondo all'80%, perché rimane quel 20% che fa parte delle esigenze cinematografiche, perché, ripeto, una storia non può scorrere piatta per come è avvenuta, se no c'è il rischio che diventi un documentario. Però per quanto riguarda la storia di Peppino, si prestava tantissimo alla trasposizione cinematografica. Ecco, per dirvi un po', siccome molti non hanno letto il libro, magari alcuni non conoscono fino a, soprattutto i ragazzi non conoscono fino a fondo la storia di Peppino, cioè io sicuramente farò qualche riferimento anche al film, cioè io non dovrei parlare proprio del film. E allora, diciamo che siamo all'inizio degli anni 60, vi posso dire che il periodo più bello che noi abbiamo vissuto, il periodo più bello della nostra vita, più intenso, io parlo un po' della famiglia, l'abbiamo vissuto all'interno della tenuta dello zio Cesare Manzella, che era il capo della cupola in quegli anni, era il capo mafia, ed era sposato con una sorella di mio padre. Cioè, pure mio padre era un mafioso, cioè non ha mai avuto un ruolo di primo piano a livello di Gaetano Badalamenti, a livello sempre del cognato oppure di altri mafiosi, ma era inserito organicamente all'interno dell'associazione mafiosa. E in quella tenuta noi abbiamo vissuto, ripeto, il periodo più bello della nostra vita, che è stato il periodo dell'infanzia. L'infanzia vissuta a contatto con una splendida natura e con la mafia. Cioè, sembra un po' strano, cioè la natura e la mafia, due cose che quantomeno dovrebbero stare lontani, due cose che difficilmente possono stare assieme, ma in quel contesto, in quella realtà, riuscivano a stare assieme e a fondersi. Cioè, sembra la cosa un po' paradossale, un po' strana. Io ricordo, cioè sono ricordi, non è che io li ho letti o qualcuno me li ha raccontati, cioè io ricordo i giochi dell'infanzia, quando io e Peppino, proprio lì, sempre nella tenuta, rincorrevamo le rane, eravamo molto incuriositi dal gracchiare delle rane, li inseguivamo, non riuscivamo a prenderli. Cioè, ricordo quando catturavamo le lucertole con il cappio, del coso d'avena, quindi e poi li lasciavamo, perché anche lì in quel periodo eravamo piccoli, ma diciamo che avevamo questa coscienza pure animalista, le carezze di mia madre, cioè l'affetto di mio padre, tutte queste persone
che giravano attorno a noi, che erano mafiosi, il fratello, il cugino di mio padre, gli amici, tutte queste figure patriarcali, carismatiche, che ci davano sicurezza, ci proteggevano. Per noi la mafia era qualcosa di positivo, che non ci faceva mancare nulla, a parte i giochi dell'infanzia. Io ricordo le mangiate sotto gli alberi la frutta assieme agli uomini della ciurma, cioè gli uomini della ciurma non sono i pilati ma i contadini che raccoglievano i frutti, noi mangiavamo assieme a loro. E l'acqua del pozzo, il getto d'acqua terribile che ci impauriva, però nello stesso tempo nelle giornate di caldo del famoso scirocco siciliano, diciamo che ci rinfrescava. Però una cosa che mi ha sorpreso tantissimo, che oggi veramente ricordo e rimpiango con tutto il cuore, sono le lucciole. Cioè, in pratica questi insetti, non so se li possiamo definire insetti luminosi, attorno ai cespugli di una grotta, perché io ricordo una grotta enorme, dove quando giocavamo, scappavamo, ci nascondevamo in quella grotta, e alla calata delle tenebre era uno spettacolo stupendo, cioè sembravano delle luminarie. E questa cosa mi ha colpito tantissimo, perché dopo tanto tempo ho letto alcune frasi, ma soprattutto alcuni pensieri, uno in particolare di Pierpaolo Pasolini, che definiva la scomparsa delle lucciole, diciamo, lo metteva in evidenza, lo metteva a confronto con la scomparsa, con il degrado morale di una società che ormai non esiste più, di una cultura contadina scomparsa, di una società in decadenza sotto tutti gli aspetti. Ecco, questa cosa mi ha impressionato tantissimo, così come un altro grande provocatore, che si chiamava Leonardo Sciascia, definiva le lucciole di candelieri di ritrovare, cioè le candeline dei pecorari. Ormai non si vedono più queste cose, addirittura abbiamo difficoltà nel vedere il cielo, la profondità del cielo, diciamo il mistero, l'emozione vera e propria del buio, ormai non si nota più, perché c'è l'inquinamento luminoso, non si vede più nulla, sembra quasi sempre giorno. Ecco, queste sensazioni mi hanno colpito tantissimo, questi ricordi. Una cosa importante, noi giocavamo, spesse volte io mi sedevo sulle gambe, anche Peppino, su uno dei più grandi criminali, dei più grandi boss del secolo precedente, che si chiamava Luciano Riggio, che era un grande mafioso. Luciano Riggio è stato l'assassino di Placido Rizzotto, che era il sindacalista ucciso dalla mafia nel 1948 e buttato nella foiba vicino Corleone. Ecco, quest'uomo era ricercato da tutte le polizie d'Italia, da tutte le polizie del mondo, però chiaramente giocava con noi, con Giovanni, con me e con Peppino Impastato. Cioè, sembra stranissimo, paradossale, però questo era il nostro ambiente, il contesto, cioè tutti i ricordi che io mi porto oggi e che ho cercato di mantenere vive in questo lavoro che noi abbiamo fatto. Ripeto, siamo a metà degli anni 60, però tutte queste cose meravigliose che io vi ho descritto, cioè la natura, i colori, il verde, gli animali e gli odori, perché c'era pure il rito della panificazione ogni settimana attorno al forno a legna, le unfurette, l'olio, diciamo le acciughe, delle cose stupende. Tutto questo, dopo che viene ucciso lo zio con l'autobomba, che lo zio salta in aria proprio lì, nella tenuta, c'è una scena del film di 100 passi all'inizio, quando lui salta in aria con l'autobomba, ecco, quel giorno finisce la nostra infanzia, cioè siamo diventati subito grandi. E tutti questi colori, cioè questa meravigliosa natura,
noi l'abbiamo visto dopo successivamente come una cartolina in bianco e nero e per giunta sfocata. Da quel momento in poi cambia tutto. Peppino inizia a riflettere, noi tutti incominciamo a capire che la mafia poi non era qualcosa di positivo, che non è vero che la mafia non ci faceva mancare nulla, al contrario, anzi, ci toglieva tutto. E dopo una settimana, dopo 10 giorni, tutti noi ragazzi, cioè eravamo quasi ragazzi, io ero più piccolo di tutti, avevo 10 anni, qualcuno aveva qualche anno in più di Peppino, Peppino ne aveva 15, io ricordo che proprio lì davanti allo scempio, ai posti di un po' dell'assaggio, quello che aveva lasciato lo scoppio, la natura bruciata, perché in quello scoppio è morto lo zio, il fattore, il cane, diciamo che è stato un assaggio a tutti gli effetti. Peppino, di fronte a quello scempio, si è espresso in questo modo nei nostri confronti: se questa è mafia, io per tutta la vita mi batterò contro. Ecco, e lui ha mantenuto la sua promessa, perché esattamente 15 anni dopo, in un'altra giornata di primavera, Peppino Impastato viene ucciso quasi allo stesso modo, con l'arma secolare, la dinamite, il cetolo, che è l'arma secolare della mafia. È successo anche nel 92 con Falcone e Borsellino, è successo a Firenze, a Milano, con le sciaggi mafiose. Ecco, un periodo storico veramente difficile. Per molti la mafia non esisteva, era un'invenzione un po' dei giornalisti che venivano dal nord, che cercavano di diffamare questa meravigliosa isola. Però, a proposito di Peppino Impastato, di quello che è successo, si veniva da un passato storico quasi archiviato, cioè che molti volevano archiviare, che volevano cancellare dalla storia del movimento contadino, dalla storia del movimento antimafia, che diciamo noi possiamo considerare sotto tutti gli effetti la nostra resistenza, perché qui al nord c'è stata la resistenza contro il fascismo, noi al sud abbiamo avuto la resistenza contro la mafia. E vedete che il 1 maggio del 1947 si è consumata la prima sciaggia di Stato. Dico, cioè l'abbiamo definita sciaggia di Stato perché uomini delle istituzioni si sono resi complici di quello che è successo. Allora siamo, ripeto, il 1 maggio del 1947. Una settimana prima, ecco, cerchiamo di fare alcuni riferimenti storici perché ci aiutano tantissimo a conoscere un po' la figura di Peppino. Una settimana si va al voto, cioè una settimana prima si vota per la prima volta nella storia dell'Italia repubblicana, diciamo per la prima volta si vota per l'autonomia siciliana, per l'autonomia in Sicilia, e noi si veniva dall'esperienza della resistenza antifascista, si era varata da poco la carta costituzionale. Bene, noi siamo abituati, almeno fino a qualche anno fa, a risultati bulgari che venivano dalla Sicilia, 60 deputati contro 0 deputati, 60 da una parte e 0 dall'altra parte, però diciamo che quest'anno in Sicilia possiamo dire che qualcosa è cambiato. Da questo punto di vista è cambiata. Invece, ripeto, per la prima volta che si va al voto, in Sicilia non vincono le destre, ma vince la sinistra. Vincono le sinistre. Il primo partito è stato il Partito Comunista, seguito dal Partito Socialista e da una lista cattolica dove si apprestavano a governare l'isola. Cioè, una cosa del genere non poteva avvenire. Non poteva avvenire perché in quella fase, in quel momento, nasce la democrazia bloccata. Bene, va tutto bene, però quando le sinistre
si avvicinano al governo, cambia tutto, non va tutto bene. Infatti abbiamo avuto successivamente, dopo l'assaggio di Portella dell'MGS, le sinistre vengono portate fuori dal governo nazionale, quel governo di solidarietà nazionale, vengono buttate fuori e si avvia quella politica cencista che ci porta al regime democristiano, che ha procurato tutta una serie di guasti enormi, compreso appunto l'emigrazione, perché poi dopo è successo un esodo biblico, più di 1 milione di persone sono andati via e sono venute a mancare dalla nostra isola intelligenze, persone molto valide, e purtroppo da quel momento viene fuori il degrado culturale, il degrado morale della nostra isola. Allora ripeto, ritorniamo di nuovo al 47, è successo, cioè non si ferma lì la strategia, perché è chiaro che l'assaggio è avvenuto in funzione di quella vittoria elettorale, perché si doveva bloccare un grande processo di rinnovamento, che poi la mattanza continua con i sindacalisti uccisi dalla mafia. E a proposito sempre di legalità, quei sindacalisti che sono stati uccisi, che sono una cinquantina, durante tutto il periodo fino ai primi anni 60, queste persone portavano avanti le grandi battaglie per la legalità, a proposito di legalità, perché chiedevano l'applicazione di una legge, non un'approvazione. La legge era stata approvata, i famosi decreti Gullo, la riforma agraria, che praticamente la riforma agraria prevedeva la spartizione delle terre incolte che appartenevano agli agrari e feudatari ai contadini organizzate nelle cooperative. Ecco, mi sembra, diciamo, una rivoluzione sotto certi aspetti. Bene, questo non doveva avvenire, perché se si rispettava quella legge, a proposito di leggi, se si rispettava quella legge, la figura del mafioso, l'identikit del mafioso che veniva riconosciuto nel gabellotto, scompariva, perché non è che la mafia nasce da chissà che cosa, da ingiustizie della notte, da organizzazioni terroristiche, criminali e così via, no, la mafia nasce dal feudo e ce la portiamo da 150 anni, dall'Unità d'Italia, e quella battaglia era in funzione appunto della sconfitta della mafia, una battaglia portata avanti da un grande movimento contadino che è stato il più grande movimento di massa d'Europa in quel periodo. Ecco, lì scompariva la figura del mafioso, che era il gabellotto, questa figura intermediaria che stava in mezzo agli agrari e feudatari e ai contadini. E il suo ruolo era quello di rubare le terre agli agrari e feudatari, poi affidarle illegalmente in gabella ai contadini. Ecco, rubava e poi dall'altro lato sfruttava i contadini. Questo era il mafioso. La riforma agraria e i decreti Gullo avevano la funzione di far scomparire questa figura. Non poteva avvenire una cosa del genere. Ecco perché sono stati uccisi quei sindacalisti di cui parlavo io poco fa. E io sono partito da questa storia per dire appunto una cosa importante, che Peppino Impastato rappresenta l'erede di questo grande movimento contadino, rappresenta l'erede di queste grandi battaglie, il figlio di Placido Rizzotto. Io poco fa dicevo che Placido Rizzotto viene ucciso nel 1948, nel 48 nasce Peppino Impastato, l'erede di quel grande movimento, però nello stesso tempo, perché lui ha sposato Peppino pure la causa dei contadini, lo vediamo impegnato nelle battaglie sociali, blocca le ruspe assieme ai contadini, lotta assieme a loro contro l'esproprio dei terreni per la costruzione della terza pista dell'aeroporto di Punta Raisi, così come lui sta a fianco ai disoccupati, a fianco agli edili che venivano sfruttati, a fianco a quelle persone che soffrivano, che avevano bisogno del cambiamento. Ecco, queste sono le battaglie sociali. Però nello stesso tempo noi Peppino lo possiamo considerare il pioniere nella nuova fase di lotta, perché lui nell'impegno di lotta
contro la mafia è riuscito a inventarsi meglio di nuovi. Ecco, io parlo un po' del giornale, perché io inizio con il giornale, l'idea. Ricordate l'idea, vi riporto al film, dove poi si vede mia madre che compra tutte le copie nelle edicole perché aveva paura che i mafiosi venissero a sapere quello che lui scriveva. Ricordate questo particolare, siamo negli anni 60, ecco che Pino inizia il suo impegno proprio qualche anno dopo che viene ucciso lo zio, perché incomincia a riflettere, a capire, ad acquisire una forte coscienza politica nei confronti della mafia, ma non soltanto una forte coscienza critica nei confronti della mafia, ma soprattutto acquisisce una forte coscienza politica, ideologica, perché Peppino diventa un militante della sinistra, cioè un militante comunista impegnato con tutto se stesso in questa difficile battaglia. Però non aveva il paraocchi, cioè che vedeva la realtà a senso unico, perché purtroppo i militanti comunisti di allora, ma non soltanto i militanti comunisti, anche quelli che non erano comunisti, era difficile staccarsi proprio dalle linee politiche dei loro partiti, dai direttivi. Invece Peppino no. E pensate un po', io parlo di quasi 50 anni fa, lui riusciva a vedere la realtà a 360 gradi. C'è quella scena del film che è reale, io ho uscito le scene reali, almeno diciamo vi aiuto un po' a percorrere il suo percorso. Quella scena dove in quel su quel promontorio, un panorama stupendo, bellissimo, lui si rivolge al suo amico in questo modo: ma quale lotta di classe? E vedete che per un comunista la lotta di classe è la Bibbia. Lui andava oltre: ma quale lotta di classe? Qui bisogna insegnare alla gente cos'è un paesaggio prima che venga distrutto. Ecco, già Peppino si poneva il problema delle battaglie immediate, che sono quelle grandi battaglie di civiltà, di democrazia, battaglie che ognuno di noi con un minimo di sensibilità deve condividere, può condividere, ma deve condividere, perché se no non facciamo nulla. Ecco, siamo negli anni 60, il giornale rappresenta, qualcuno lo definisce un sasso buttato nell'acqua stagnante, in quella realtà che era totalmente dominata dalla cultura mafiosa, dove c'erano pochi spazi. Peppino interviene con quei fogli dattiloscritti, perché voi non sapete che cosa sono i fogli dattiloscritti, perché avete il computer, io mi rivolgo a voi in questo momento, avete il computer. E col computer si fanno miracoli, invece no, a quei tempi si dovevano battere le matrici a macchina, con la macchina da scrivere, e poi si passavano sotto un aggeggio particolare che si chiamava ciclostile, poi uscivano le altre copie, si mettevano assieme e si spillavano, e Peppino distribuiva il giornale in tutto il paese. Ecco, questi erano i nostri mezzi, cioè l'idea. Viene denunciato, ma non perché lui denunciava i rapporti fra la mafia, fra i mafiosi e i nostri amministratori, il sindaco, il vice sindaco, gli assessori. Viene denunciato perché faceva una battaglia a favore dello sport, una battaglia sportiva, cioè nel senso che a Cinisi nella zona era l'unico paese che non era fornito dal campo sportivo. E allora lui scrive un articolo, conclude quell'articolo in questo modo, con questa frase, e viene incriminato per questa frase, pensate un po'. Forse il sindaco del nostro paese ignora la parola sport. È successo il fine mondo. Ecco, questa è l'occasione per fregarlo. Lo freghiamo lì. Viene denunciato, viene condannato penalmente fino alla sua prima condanna. Il giornale chiude e lui però non si rassegna, perché aveva la vostra età, anzi qualche anno in più. Che cosa fa lui? Si improvvisa reporter, cioè viene questa idea geniale di comunicare sempre, si improvvisa reporter, lui assieme ai suoi amici con le macchine fotografiche vanno in giro per il paese a fotografare lo scempio del territorio, le persone che costruivano abusivamente vicino alle coste, un complesso turistico che bloccava l'accesso al mare,
la gente che disimboscava e poi costruiva in montagna e venivano per fare, queste cose documentava Peppino, cioè questi progetti di speculazione vera e propria, perché lì non c'era un piano regolatore, il piano regolatore non lo facevano apposta perché dovevano favorire i mafiosi, perché dovevano favorire la mafia, e poi ne approfittavano anche gli altri e avveniva lo scempio totale del nostro territorio, cioè distruggevano la bellezza. Quello che dovete fare voi oggi, ragazzi, cercate di vedere qualche partita in meno, collegatevi un po' meno con lo Sky, cercate di vedere meno spettacoli che non ci portano a nulla, perché insomma non credo che ci sono degli spettacoli continuamente che noi vediamo in televisione che sono diseducativi da tutti i punti di vista. Stiamo un po' meno dietro al computer che utilizzi, però stiamoci un po' meno, Facebook, questo, quell'altro, usciamo e facciamo le cose che faceva Peppino. Incominciamo a fare rete, a stare assieme, a controllare il territorio, vediamo quello che succede attorno a noi, quello che fa il sindaco, quello che fanno gli assessori, quello che fanno i nostri amministratori, e sollecitiamoli a fare meglio. Se fanno bene, sollecitiamoli a fare meglio, se fanno male li denunciamo pubblicamente che stanno facendo male. Ecco, noi dobbiamo, voi dovete coinvolgervi in questo modo, questo è un modo per portare avanti le nostre battaglie culturali, sociali. E ricordate quella foto, sempre nel film I Cento Passi, quella foto famosa delle curve, dove lui considerava, faceva il cantastorie, dove lui considerava quelle curve, c'era una foto con tutta l'autostrada che faceva le curve, e considerava quelle curve una provvidenza divina, perché gli automobilisti con le curve non vanno a sbattere, si mantengono svegli, fanno tipo la gincana. Peppino in maniera ironica diceva, no, è importante questo, perché se il rettilineo è monotono, pensate un po', un rettilineo, c'è la possibilità di andare a sbattere, di addormentarsi, perché qualcuno magari avrebbe bevuto pure un bicchiere di vino in più e va a sbattere. No, ragazzi, quelle curve servivano a favorire, cioè favorivano un po' la speculazione mafiosa, perché i mafiosi costruivano, avevano i capannoni, avevano le piscine, le ville. Allora chiaramente lo Stato si deve piegare alla mafia, si doveva piegare allo Stato, per carità, noi non possiamo intaccare. E queste foto Peppino li sviluppava, li ingrandiva, li metteva nei pannelli, andava in giro a parlare con la gente, diceva, ma vedete quello che sta succedendo? Stanno distruggendo il nostro territorio, stanno distruggendo la nostra bellezza, e cercava di smuovere le coscienze. E quando non gli davano il permesso di occupazione del suolo pubblico, lui usciva lo stesso con quei pannelli, però non li appoggiava per terra, li prendeva in giro, li faceva arrabbiare a quelli che non gli davano il permesso, li appoggiava sulle piante dei piedi e diceva, beh, io non sto occupando il suolo pubblico, questi pannelli sono appoggiati sul mio corpo. No, loro impazzivano. Ecco, queste sono le battaglie di Peppino. E siamo, ripeto, abbiamo superato la metà degli anni 60, si avvicina il 68, dove avviene quel grande movimento studentesco che ha segnato una storia, che ha segnato un'epoca. E Peppino era figlio di quel tempo, perché quando io parlavo del giornale, ancora prima del giornale, Peppino era impegnato nelle battaglie pacifiste contro la guerra nel Vietnam, che è un'altra guerra, come quelle guerre che succedono ora. Lui ha conosciuto, ha fatto un incontro importante in quel periodo, ha conosciuto il grande sociologo Danilo Dolci, venuto dal nord. Danilo Dolci ha portato la disobbedienza civile in Sicilia, perché lui aveva delle forme di protesta non violente, particolari, che si chiamavano scioperi all'inverso. Cioè, nel senso, quando c'era una strada dissestata, impraticabile, non accessibile, non si poteva circolare in quella strada, lui chiamava gli operai volontari, provvedeva per il materiale e aggiustavano la strada. È stato denunciato per questo, è arrestato per questo motivo, per queste forme di disobbedienza.
Lui ha fatto il primo sciopero della fame sul letto di un bambino che qualche settimana prima, qualche giorno prima, era morto per malnutrizione, perché in Sicilia in quel periodo si moriva pure per malnutrizione, negli anni 60 avveniva pure questo. E Peppino Impastato ha aiutato Danilo Dolci ad organizzare la prima marcia della pace, della protesta e della speranza nella Valle del Belice, dove a quella marcia praticamente hanno partecipato tanti artisti, tante persone, uomini di cultura, proprio in quel periodo. Ecco, mi pare che già alcune cose li stiamo mettendo un po' a fuoco, che poi voi ritroverete in questo racconto intervista, con tanti particolari che veramente suscitano a volte la curiosità del lettore, perché non è un libro, cioè questo libro lo possono leggere anche i bambini delle scuole elementari, però ci sono riferimenti storici importanti, cioè attraverso il racconto di Peppino ci sono dei riferimenti storici importanti. Allora, dopo l'esperienza delle battaglie ecologiche, ecco, Peppino ha un intuito, anche perché vedete, noi siamo stati abituati a vedere la figura di Peppino come un militante politico, un militante della sinistra, senza dubbio lo era, così come un militante antimafia, sì, era un militante antimafia, addirittura lui ha rotto non soltanto col contesto, col tessuto sociale dove viveva, ma soprattutto con la famiglia, che era di origine mafiosa. Un giornalista, Peppino era un comunicatore, un giornalista a tutti gli effetti, però non dobbiamo trascurare il fatto che Peppino era un poeta, un artista, e noi sappiamo benissimo che i poeti, gli artisti, rispetto non a tutti, ma a buona parte dei politici, hanno una maggiore sensibilità, perché riescono a percepire con grande anticipo le trasformazioni di un'intera società, di un mondo intero, ci arrivano prima del politico, perché hanno questa grande sensibilità. Noi abbiamo avuto l'esperienza di una persona che aveva capito tutto, che questa persona in quegli anni si chiamava Pierpaolo Pasolini, cioè Pasolini aveva capito tutto, così come aveva capito tutto Sciascia, così come avevano capito tutto tantissimi artisti. E quello era il periodo, ripeto, io poco fa accennavo pure alla guerra del Vietnam, e quello era il periodo dei primi cantautori americani, Joan Baez e Bobby Dylan, avete sentito parlare un po' di questi mostri sacri, che scendevano in piazza di fronte alla Casa Bianca a protestare contro la guerra del Vietnam. Ecco, Peppino artista, Peppino poeta, figlio del suo tempo, che ha canalizzato un po' tutta la sua esperienza all'interno del circolo musica e cultura, perché, ripeto, a parte i primi cantautori stranieri, noi abbiamo anche le scuole musicali che sono nate in quel periodo, che fanno riferimento ai primi cantautori italiani, a parte poi i primi cantautori musicali, perché quello è stato... In quegli anni abbiamo avuto il primo raduno a Woodstock, dove è stato consacrato il rock, perché il rock era nato prima, e sappiamo benissimo che il rock è un fenomeno musicale che ha cambiato il mondo da tutti i punti di vista, su questo non ci sono dubbi, così come dopo successivamente abbiamo avuto l'Isola di Wight. In Italia qualcuno si ricorderà di Parco Landro, magari qualcuno avrà partecipato a quel raduno importantissimo. E in Sicilia nel suo piccolo Peppino Impastato organizza il suo primo raduno, Nuove Tendenze, con tutta una serie di gruppi musicali proprio a Cinisi, nella spiaggia di Cinisi. Ecco, queste esperienze, veniva da queste esperienze Peppino. E quando io parlavo poco fa delle scuole musicali, io mi riferivo ai primi cantautori italiani che hanno segnato un'epoca storica importante e che hanno costruito anche una cultura alternativa. Io parlo della scuola genovese, Luigi Tenco, Bruno Lauzi, Fabrizio Langer, Gino Paoli. Ecco, i nostri riferimenti importanti
questa scuola genovese va ad agganciare la scuola milanese, che era Giorgio Gaber, Sergio Endrigo, Dario Fo, per poi scendere giù e c'è l'incontro con altri cantautori importanti di quel periodo, che sono Claudio Lolli, Francesco Guccini e Lucio Dalla. Ecco, ragazzi, purtroppo oggi il commento passa altro. Con grande rispetto per le individualità artistiche, perché non possiamo dire che non c'è nulla, non possiamo generalizzare, oggi vi offrono il Grande Fratello, oggi vi offrono l'Isola dei Famosi, oggi assistiamo a quelle emerite imbecille della De Filippi con gli amici degli amici, e purtroppo si blocca quel processo di crescita culturale. Ecco, i nostri riferimenti erano altri, ragazzi. Voi avete sentito mai parlare dei primi gruppi musicali stranieri come i Beatles, i Rolling Stones, i Pink Floyd? I Beatles erano sul loro del tramonto, stavano chiudendo la loro esperienza. Avete sentito parlare, io vi invito ad ascoltare questa musica, dei primi gruppi musicali italiani, che erano il Banco del Mutuo Soccorso, la Premiata Fattoria Marconi, gli Aria. Ecco, questo era il nostro mondo. Peppino Impastato, ripeto, questa sua esperienza l'ha canalizzata lì, dove all'interno del circolo Musica e Cultura organizzava il Cineforum, i laboratori teatrali, organizzava gli spettacoli, i concerti, poco fa accennavo al raduno, ma anche altri concerti musicali. Lì è venuto un gruppo che era diciamo scappato dalla dittatura argentina, che erano la Comuna Baires, è venuta a Cinisi, è venuta la compagnia di Dario Fo. Ecco, queste cose faceva Peppino all'interno del circolo Musica e Cultura, dove si occupava anche della denuncia sulla speculazione edilizia sul territorio, dove all'interno del circolo Musica e Cultura si organizzavano i carnevali alternativi, si organizzavano anche i compleanni dei compagni che facevano parte del circolo, dei compagni di Peppino. Ecco, questa è la nostra storia, il percorso che è maturato in quel periodo. È nato addirittura il primo movimento femminista in Sicilia, è nato proprio lì, dentro il circolo Musica e Cultura, per poi dare seguito, in continuità di questa esperienza, dare seguito appunto alla radio. Cioè nasce poi Radio Auto. La radio, sì, come autonomia, era in italiano, non in inglese, sì, che faceva riferimento ad autonomia, cioè Radio Auto, dove si ripete l'esperienza un po' del giornale, però in maniera molto più amplificata, perché non c'era bisogno di uscire di casa per sentire Peppino, bastava muovere la manovella e già spuntava la voce di Peppino, spuntavano le sue denunce, venivano fuori i legami sempre tra la mafia e gli amministratori, la buona musica. Ecco, questa musica che io poco fa vi accennavo, compresa la musica classica del Settecento, i dibattiti telefonici organizzati all'interno della radio, si ascoltava un pezzo musicale, si ascoltava un play, si ascoltava e poi si apriva un dibattito per via di telefono. Non facevamo noi le dediche, quelle cose scienziali che vi ricordate voi i tempi delle radio private, quelle cose scienziali che venivano fuori, che molta gente si è pure arricchita su queste cose. Ecco, vedete, la cosa che veramente mi è rimasta impressa è che noi veramente tutti ci siamo sentiti, eravamo liberi, noi che trasmettevamo dentro la radio, e anche la gente che ascoltava, gli ascoltatori erano liberi, perché non c'erano filtri. Si rispettava un po' il decoro, però non c'erano filtri, nessuno ci diceva questa cosa non la dovete dire, questo non lo dovete fare. Addirittura tantissimi giovani giravano attorno alla radio, anche giovani che non trasmettevano, però era diventato un punto di aggregazione importante, si discuteva, si parlava, si organizzavano i notiziari,
e così via. Era veramente un momento bellissimo, che era nato da una sentenza di un giudice di Milano. Pensate un po', una sentenza costituzionale che liberava le frequenze. Si poteva occupare una frequenza in FM nei territori circoscritti. Peppino subito ne ha approfittato e fonda la radio. Ecco, però stavo dimenticando una cosa importantissima. All'interno della radio lui scopre un'arma micidiale, cioè quell'arma micidiale era l'ironia, le famose trasmissioni da pazza, dove lui si ispirava alla cultura degli indiani d'America. Cioè, vi faccio un esempio: Tano Badalamenti è diventato il grande capo Tano Seduto, da Tano Seduto. Il sindaco si chiamava Gero Di Stefano, è diventato il grande capo Geronimo Stefanini, da Geronimo, dal grande capo indiano Geronimo. Poi avveniva un po' tutte queste macchiette radiofoniche che facevano riferimento alle riunioni del Consiglio Comunale, ad alcuni eventi che succedevano, le elezioni, questo e quest'altro, accompagnate dalla colonna sonora di canzoni di quel periodo, di quell'epoca. Guarda caso, si andava alla ricerca di testi musicali che facevano riferimento agli eventi che avvenivano lì in paese. Cioè, una cosa splendida, una cosa proprio... Ecco la creatività artistica di Peppino. Lo ha dimostrato anche nelle trasmissioni Onda Pazza. Nello stesso tempo, mentre lui era impegnato con la radio, era candidato nella lista di Democrazia Proletaria, una lista della scena sinistra. Mi viene difficile spiegarlo ai ragazzi, però quello non era, con quelli che hanno super giovani età ci siamo capiti subito. Cioè, diciamo, Peppino era un militante della sinistra, aveva presentato una lista per il rinnovo del Consiglio Comunale ed era candidato come consigliere, che poi è stato eletto da Monto. Sarebbe stato eletto pure da Vivo, però il 9 maggio del 1978 Peppino viene ucciso. E viene ucciso, come dicevo poco fa, con quell'arma secolare che era dinamite, il citofono. Tutta la dinamica non sembrava... Tutto quello che noi abbiamo visto, che si presentava ai nostri occhi, non sembrava affatto un delitto di mafia, ma un attentato terroristico, perché Peppino non è stato ucciso in un agguato, è stato sequestrato da un comando di killer mafiosi che lo hanno portato all'interno di un casolare, lo hanno tramortito, lo hanno stordito e poi con una carica di dinamite lo hanno fatto saltare in aria perché hanno posto il suo corpo lungo il binario della ferrovia, perché dovevano farlo passare per terrorista, cioè dovevano eliminare una figura scomoda, però dovevano infangare la sua memoria, perché lui era un militante della scena sinistra. Quello era il periodo delle Brigate Rosse, era stato sequestrato l'onorevole Moro, e poi proprio il 9 maggio è stato ritrovato, lo stesso giorno che viene ucciso Peppino, è stato ritrovato il suo corpo. In base a quella strategia di fare fuori tutto un movimento rivoluzionario che poteva dare fastidio, che non aveva nessun legame con le Brigate Rosse, lì quel movimento doveva scomparire. Ne hanno approfittato, perciò non era difficile farlo passare per terrorista. Ecco, Peppino viene ucciso. Non è difficile capire i motivi perché è stato ucciso Peppino, io li ho spiegati. Uno è che era una persona molto scomoda, con le sue denunce era riuscito a bloccare grossi progetti di speculazione, con le trasmissioni Onda Pazza prendeva in giro i mafiosi e questo lui non se lo poteva permettere, perché i mafiosi sono dei santuari, sono intoccabili, addirittura qualcuno quando pronunciava il loro nome gli venivano i brividi. Pensate un po', Peppino li ridicolizzava, li prendeva in giro, li sbeffeggiava e diceva sempre a loro, si rivolgeva a loro in questo modo: voi siete degli uomini potenti, siete ricchi, siete dei criminali, mettete paura alla gente, potete fare tutto quello che volete, però io vi dimostro che siete degli esseri ridicoli e insignificanti. Ecco, questo non l'hanno sopportato. Poi
Perché è stato ucciso Peppino? Perché Peppino, noi lo possiamo veramente considerare l'unico caso nella storia del movimento antimafia, l'unico caso di rottura vera, radicale, profonda, che non è avvenuta solo all'interno della società, dell'ambiente dove lui viveva, ma è avvenuta soprattutto all'interno della nostra famiglia. Lo voglio ricordare ancora una volta, la nostra è una famiglia di origine mafiosa. Lo zio era il capo della cupola in quegli anni, pure mio padre era un mafioso, perché Manzella era sposato con una sorella di mio padre, e Peppino era morto lì. E questa cosa non poteva avvenire, non doveva avvenire. Anche se mio padre lo ha buttato fuori di casa, anche se mio padre ha tentato di prendere le distanze, lo ha ripudiato come figlio, però una cosa del genere non poteva avvenire. Allora io, diciamo che questa è un po' la storia di Peppino, raccontata in maniera un po', forse con un po' di emozione, un po', perché è sempre un'emozione raccontare questa storia. Non è come fare un intervento, un normalissimo intervento culturale, un intervento politico, è raccontare appunto qualcosa che appartiene direttamente, qualcosa che è dentro di me. E allora, però io vi vorrei fare riflettere su una cosa, perché la storia di Peppino non finisce il 9 maggio del 79, perché subito dopo il delitto, i primi investigatori che sono arrivati sul luogo appunto dell'attentato, cioè nel senso del delitto di mafia, hanno depistato le indagini, hanno portato avanti la tesi dell'attentato terroristico, non tenendo conto di quello che aveva fatto Peppino, della sua attività e del suo impegno. No, Peppino è un terrorista. E l'allora maggiore dei carabinieri Subrandi è stato lui a depistare le indagini, che oggi questo signore è diventato il capo dei ROS, ha un ruolo importante, un ruolo istituzionale importante, ora non lo è più, è sotto processo per quanto riguarda la trattativa. I due magistrati, uno si chiamava Scozzer e Cezzino, queste persone oggi noi ce le ritroviamo in Cassazione, io non dormo tranquillo la notte, così come il maresciallo dei carabinieri, tutti una splendida carriera. Guardate un po' la cosa paradossale, hanno commesso un crimine, però sono stati tutti premiati e sono tutti vivi. Però siccome noi non vogliamo generalizzare e non vogliamo buttare benzina sul fuoco, fare di tutta l'erba un fascio, assolutamente no. Per quanto riguarda questa vicenda giudiziaria, ci sono state persone che hanno tentato di dare una svolta importante a questo caso. Il primo è stato il procuratore capo di allora, Gaetano Costa, il primo in assoluto a non credere alla tesi dell'attentato terroristico. Ma qui si tratta di un delitto di mafia, è stato chiarissimo. Spinge col vecchio codice, spinge il suo sostituto, che si chiamava Domenico Signorino, a formalizzare le indagini per omicidio contro ignoti. Le indagini vengono formalizzate e affidate all'allora consigliere istruttore che si chiamava Rocco Chinnici. E Rocco Chinnici porta avanti le indagini, spicca i primi mandati di cattura, però poi purtroppo non riesce a completare l'inchiesta, l'indagine, perché viene ucciso. Cioè, questo è un passaggio importante che sotto certi aspetti ci fa capire tantissime cose. Chinnici viene sostituito dal giudice Caponnetto, che viene dal nord, cioè viene volontario da Firenze, e lo sostituisce, prende in mano il caso di Peppino, però con quegli elementi giudiziari che lui aveva, con quei riscontri, lui mi ha spiegato che se rinviava a giudizio allora presunti mandanti dell'assassino di Peppino, venivano tutti assolti. E non si sa, l'inchiesta finiva, cioè non si possono processare due volte le persone, cioè venivano tutte assolti.
Allora momentaneamente archivia l'inchiesta con una postilla dove dice: noi non siamo arrivati alla verità perché purtroppo ci sono stati dei depistaggi, e indica con nome e cognome i nomi dei depistatori, che sono quei nomi che io vi ho fatto poco fa. Bene, l'inchiesta si chiude e a questo punto viene riaperta successivamente, perché mia madre fa una confessione importante, che io vi riporto un po' alla sequenza del film, che perché è reale. Il viaggio di mio padre negli Stati Uniti. Cioè, quando mio padre viene a sapere che Gaetano Badalamenti aveva deciso la sua condanna a morte, cioè mio padre, che era un mafioso, scappa, va negli Stati Uniti in cerca di protezione per il figlio. Ecco, seguiamo un po' quella sequenza dove la cugina americana gli chiede: ma perché ti trovi negli Stati Uniti? Sta succedendo qualcosa a Peppino? Lui risponde: prima di uccidere Peppino devono uccidere me. Ritorna in Sicilia con il presente, con la cravatta, che, e questo è tutto documentato agli atti del processo, non è invenzione cinematografica. Consegna la cravatta a Gaetano Badalamenti, che era il presente, con un messaggio chiaro e preciso da parte dei nostri parenti mafiosi americani, che diceva proprio questo: se tu non esegui i nostri ordini, potrai morire strozzato dal nodo di questa cravatta. Cioè, pensate un po', il messaggio era chiaro. Badalamenti rifiuta la cravatta e dà un altro messaggio, perché in Sicilia, nella mafia, ci sono simboli, messaggi che dicono tutto. Al rifiuto della cravatta, mio padre già capisce tutto, cioè nel senso che ormai quella era la sua fine, perché non c'era più nessun rapporto fra Cosa Nostra siciliana con la mafia americana, nessun rapporto decisionale, c'era soltanto un rapporto di affari, chi sbagliava pagava. Questo non lo sapevamo, mio padre non lo sapeva, e a questo punto viene ucciso lui, cioè prima uccidono lui e poi Peppino, perché vedete, lui non si poteva, lui era vincolato dal giuramento con la mafia, cioè era congiunto, e loro hanno delle regole precise. In alcuni casi i padri debbono uccidere i figli debbono uccidere i padri, i fratelli si debbono uccidere fra di loro. Cioè mio padre Luigi Bastardo doveva uccidere il figlio, se non aveva il coraggio di ucciderlo doveva far finta di nulla, che ci pensavano gli altri, invece no. Lui al contrario tenta di salvare il figlio e viene ucciso proprio per questo, perché lui era diventato pericoloso. E lì chi non rispetta il regolamento della mafia viene fatto fuori. Però una riflessione breve che voglio fare è questa: in quel momento, quando mio padre prende quella decisione di tentare di salvare il figlio, non c'era più il mafioso, ma il vero uomo, il vero padre di famiglia che disperatamente tenta di salvare il figlio. Ecco, questo racconto, questa rivelazione che è stata fatta di mia madre, viene consegnata per intero agli inquirenti con dei riscontri precisi, compreso la testimonianza della cugina americana, dove si riaprono le indagini e il caso viene affidato al giudice Giovanni Falcone. Cioè, pensate un po'. Riflettiamo su questo. I primi che hanno commesso un crimine, che hanno depistato le indagini, che hanno affossato la verità, sono stati tutti premiati. I secondi, che veramente avevano tentato di arrivare alla verità sul caso di Bastardo, sono stati tutti uccisi, non ce n'è uno vivo, compreso Caponnetto, che poveretto è morto di morte naturale, dall'altro lato ancora nessuno è morto di morte naturale, alla faccia della legalità. Allora qualcuno mi deve venire a dire che in questo paese c'è stata legalità? Assolutamente no. Allora noi dobbiamo porci un problema serio, perché io ho raccontato la storia di Peppino, però noi per il bene delle nuove generazioni dobbiamo essere chiari.
da questo punto di vista. Non possiamo ingannare i giovani oggi, e il nostro obiettivo non deve essere più di lottare contro la mafia. La lotta va portata sempre avanti, perché solo la lotta paga, su questo non ci sono dubbi. Però noi dobbiamo porci il problema della sconfitta della mafia, perché vedete, la mafia non è invincibile. E Giovanni Falcone diceva proprio questo, che queste persone non sono marziani che vengono da altri pianeti e che sono totalmente invincibili, sono uomini in carne ed ossa come lo siamo noi. Non si capisce perché, cioè apparentemente non si capisce perché sono invincibile. Uno, sempre Falcone diceva che ogni storia, come ha avuto un inizio, deve avere una fine. Questa fine ancora non è arrivata. Ha da 150 anni che ce la portiamo, dall'Unità d'Italia, ancora questa fine non è arrivata. Ma io vi dico che, vedete, la mafia, che non è un problema repressivo, cioè i criminali devono essere assicurati alla giustizia, però la mafia non è un problema repressivo di ordine pubblico, è un problema culturale, un problema sociale, e va affrontato lì, facendo leva su una cultura mafiosa. E nello stesso tempo la mafia va sconfitta se noi riusciamo a portare avanti un sano progetto di sviluppo economico e morale, che poi ci arriviamo lì. Ecco, questi sono i punti fermi della mafia. Lo sapete perché la mafia è invincibile? Si potrebbe battere in pochissimo tempo, e noi la potremmo sconfiggere proprio in pochissimo tempo, non dico in un quarto d'ora perché sarei esagerato, però in pochissimo tempo si potrebbe sconfiggere, con quello che accennavo io, cercando di individuare gli obiettivi precisi di lotta. Però da soli non ce la possiamo fare. Ognuno deve avere un ruolo importante, sia a livello istituzionale, sia a livello sociale. Io faccio l'esempio, le istituzioni devono avere un ruolo importante, la Chiesa deve avere un ruolo importante, la comunicazione deve avere un ruolo importante. Non è che la mafia si può lottare solo ed esclusivamente con le bandiere rosse. Le bandiere rosse possono essere anche utili, però la mafia va lottata pure con una sana informazione, con lo sviluppo di una cultura della legalità, quella costituzionale e quella democratica. Si può lottare, si può sconfiggere anche con il Vangelo in mano, perché nel Vangelo ci sono tutti i presupposti per sconfiggere la mafia, però questo non avviene. Allora, lo sapete perché ce la portiamo da tanti anni ancora, perché non l'abbiamo sconfitta? È chiaro a tutti, perché manca la precisa volontà politica di risolvere il problema. È questo. Manca questa precisa volontà politica. E poi è chiaro che dipende un po' da noi pure, perché se noi non abbiamo chiaro il vero concetto di legalità, poco fa l'hai accennato tu, hai fatto riferimento a qualcosa che viene fuori dalla mia intervista, se noi non abbiamo chiaro il concetto di legalità non possiamo fare nulla, perché fino ad ora questo concetto è totalmente sbagliato come ce lo pongono. Perché vedete, dopo il successo del film, io ve l'ho detto poco fa, sono stato in giro un po' in tutte le scuole d'Italia, in molti posti, ora non più, ma quando vedevo spuntare negli striscioni oppure dei relatori, dei tromboni, diciamo, che prendevano in giro le persone, soprattutto i giovani studenti, dicevano che legalità e rispetto delle leggi, non siamo affatto d'accordo. Legalità non è affatto rispetto delle leggi, assolutamente no. Poco fa tu l'hai accennato. Legalità, più che rispetto delle leggi, è rispetto dell'uomo, rispetto della sua dignità, perché quando noi non possiamo subire le leggi, noi le dobbiamo subire. In un paese democratico non si possono subire le leggi. Ecco, quando al centro di una legge non c'è l'uomo, l'uomo che pensa, l'uomo che cammina, l'uomo che lotta, l'uomo che si diverte pure. Ecco, quando al centro di una legge non c'è questo, noi dobbiamo sicuramente lottare fino in fondo per cambiare le leggi, in senso e renderle, diciamo, utile alla dignità dell'uomo.
E allora legalità non è che significa piegarsi, ubbidire alla sopraffazione, piegare la schiena, no, al contrario, legalità significa mantenere alta la testa, non piegarsi, mantenere dritta la schiena. Vedete che poi abbiamo avuto grandi esempi anche qui da noi, abbiamo avuto Don Milani, che io poco fa l'ho accennato, abbiamo parlato anche di Danilo Dolci, di Aldo Capitini, di tanti, di tantissimi che hanno disubbidito per il bene della legalità. E diciamo, per concludere con questo argomento, facciamo un riferimento a proposito delle dimissioni del Papa. Possiamo fare un riferimento di 2000 anni fa, non è che poi andiamo tanto lontano, 2000 anni fa insomma. E lì abbiamo avuto, 2000 anni fa, noi abbiamo avuto uno dei più grandi uomini politici nella storia di tutti i secoli, veramente un grande uomo politico, non i politici di oggi, che non si offendono se c'è qualcuno, perché quest'uomo ha avuto il coraggio di scontrarsi con Erode, di confrontarsi con Pilato, il Sinedrio che comandava, e io i farisei e i sadducei li paragono ai governanti di oggi, come dicevi tu poco fa, che si approvano le leggi ad personam. E quell'uomo era Gesù Cristo. Ma che facciamo, scherziamo? Ancora oggi noi non dobbiamo avere paura di disubbidire, dobbiamo avere paura di contestare le leggi, dobbiamo avere paura? Assolutamente no, perché noi non andiamo da nessuna parte, perché a me dà fastidio la cosa, cari amici, cari ragazzi, che io da un po' di tempo a questa parte, forse non è il caso questa sera qui con voi, ma io vedo molte persone rassegnate, ma soprattutto giovani, e le persone rassegnate mi fanno una grande paura, perché sono quelle persone che non hanno bisogno della verità, e quando manca il bisogno della verità non si fa altro che spalancare le porte alla mafia, a tutta una serie di cose negative. Non sto a perdere tempo a descriverle, tutta una serie di cose negative. Allora, noi dobbiamo fare un ragionamento logico, qui siamo in una iniziativa organizzata dal MAMPI, però questo intervento, questo discorso, non lo faccio perché qui sono assieme all'AMPI. Noi oggi le leggi in Italia ce l'abbiamo per sconfiggere la mafia, per sconfiggere la corruzione, per sconfiggere il malgoverno, e sono i 139 articoli della Costituzione italiana. Cioè, perché se noi, e invito i giovani a farlo, comunque mi pare che ora siamo un po' informati, grazie anche a Benigni, grazie. Se noi leggiamo uno per uno tutti gli articoli della Costituzione italiana, lì c'è l'uomo, c'è la sua dignità, cioè uno per uno li dobbiamo leggere. E vedete che la Costituzione italiana è stata scritta col sangue versato dai nostri nonni durante il periodo della resistenza antifascista. Ecco, questo deve essere un punto fermo se noi dobbiamo parlare di legalità, perché se no ci passiamo il tempo così, ci divertiamo un po'. Questo deve essere un punto fermo. E se noi dobbiamo ristabilire la legalità in questo paese, noi assieme ai giovani, agli insegnanti, ai presidi, a tutta una serie di persone che tengono a cuore la democrazia, dobbiamo subito iniziare a praticare, perché non è... Che qualcuno non mi viene a dire sì, ma ormai è roba passata, no, noi dobbiamo subito iniziare a praticare l'antifascismo e l'antisecessionismo, perché sia il fascismo che il secessionismo sono bandite dalla nostra Costituzione. L'ultima cosa che vi voglio dire è proprio questa: io sto parlando di legalità, non sto assumendo posizioni politiche, questa è legalità, questa educazione alla democrazia. E un'altra cosa vi voglio dire: la Costituzione italiana è un compromesso democratico, è un compromesso fra forze democratiche, fra culture diverse, e con la vera democrazia, fra la cultura socialcomunista, la cultura liberale, la cultura cattolica, ed è venuta fuori una carta costituzionale veramente nel rispetto della dignità umana. Allora, perché io sto facendo questo riferimento? Perché Peppino
era portatore di questi grandi valori, che sono i valori della nostra democrazia. Battersi contro tutti i tipi di mafia. Poi io, quando tu raccontavi alcuni episodi, immaginavo loro che pensassero, per esempio, che cosa significa essere mafiosi, cioè individuandolo nella persona fisicamente, cioè il mafioso, no? Uno si immagina possa essere una persona brutta, sporca, no? Una persona che commette dei crimini, quindi non può essere una bella persona. Eppure i mafiosi invece vanno in giro vestiti in maniera impeccabile, con grandi macchine, no? Con grandi mezzi economici. Quindi sono persone che gestiscono il potere economico e spesso lo gestiscono anche politico. E sono queste persone che vanno individuate e vanno quindi perseguite, ma questo non è facile, no? Perché qui io leggevo che tu dici che nonostante tutto quello che si è fatto per resistere, per combattere contro la mafia, grazie anche all'intervento di Peppino tuo, è stata intitolata sì la sala del consiglio comunale del vostro comune, ma in realtà la mafia continua a essere presente. Certo, cioè la mafia continua ad essere presente sotto forme diverse, perché ha cambiato strategia, perché la mafia è chiaro che in tutti questi anni si è adeguata, si è trasformata, ha mantenuto un po', si è rinnovata. E addirittura rispetto a mesi fa, io non voglio parlare di anni perché ormai il periodo, quello della coppola, della rupara, e tutti lo sappiamo che ormai la mafia non era più quella, Sciascia l'aveva individuato già negli anni, a metà degli anni 60, Sciascia, contrariamente a tutti quelli che dicevano vabbè, ora finiscono le campagne, cioè sconfiggiamo la mafia nelle campagne, appena si esaurisce tutto, poi si passa nelle città c'è la polizia, ci sono i carabinieri, ci sono i giudici, invece no, lì la mafia si è incagliata all'interno del sistema urbano ed è cambiato tutto. E oggi ce la ritroviamo di nuovo, sempre con la complicità di una parte delle istituzioni, parliamoci chiaro, perché loro da soli non riuscirebbero a fare nulla, c'è questa complicità. Oggi, come dicevi tu, da qualche mese a questa parte, l'identikit del mafioso ormai non è più quello che conosciamo noi, che era quello già avanzato, cioè che erano gli imprenditori mafiosi, che erano tipo, per esempio, Lo Piccolo, e Provenzano è stato un innovatore, e anche, cioè Totò Riina è stato uno saggista, uno stato dei criminali completamente diversi rispetto... è andato, cioè si è scontrato con lo Stato. Oggi è una mafia completamente diversa, che possiamo definirla, forse un vecchio, come dire, nessuno ci credeva, tutti ne parlavano sempre, la mafia dei colletti bianchi, però si diceva questo, però nessuno era veramente convinto. Oggi no, oggi noi abbiamo la borghesia mafiosa, perché i componenti della cupola non sono persone che si possono identificare a Totò Riina, a Provenzano, a Lo Piccolo, a Messina Denaro, che qui arresteranno sicuramente fra poco, e finisce e si chiude un po' quel passato storico ormai archiviato. Oggi i componenti della cupola sono medici, avvocati, commercianti, imprenditori. Prima c'era un intreccio fra quelle persone che avevano la quinta elementare, che erano criminali incalliti, con questo settore sociale che era la borghesia mafiosa. Ora non più, ora sono direttamente loro che dirigono le fila, con una novità che preoccupa tantissimo. Noi siamo preoccupati di quello che vediamo, perché questa gente si è inserita benissimo all'interno del sistema di potere politico,
economico e telematico. Allora, per dire, se noi dobbiamo riuscire a percepire un po' la mafia oggi, se qualcuno mi fa una domanda in questo momento e mi dice: ma c'è più mafia a Palermo o a Milano? Io rispondo: a Milano. Ecco, e questo già la sa, e questo la dice lunga. Poi la mafia non è che soltanto la mafia regionale, locale, la camorra, questo, no. Oggi noi lo dobbiamo vedere da uno, lo dobbiamo, cioè che la mafia ha raggiunto livelli impressionanti, lo dobbiamo vedere dal volume di affari complessivo della mafia, che ha superato i 150 miliardi di euro l'anno, l'ha superato abbondantemente, su questo non ci sono dubbi. Noi dobbiamo vedere il contesto, noi ci troviamo in una fase molto delicata, cioè questa fase neoliberista che piace a tutti. Oggi anche i progressisti parlano di neoliberismo, cioè di libero mercato. Cioè questo libero mercato ci ha portato ad una globalizzazione, dove questa globalizzazione non ha fatto altro che provocare sempre di più lo squilibrio delle risorse. Cioè, oggi noi abbiamo il 20% delle persone che vivono in questo universo che si devono appropriare dell'80% delle risorse, e l'80% deve rimanere quel misero 20%, non so se sono stato chiaro. La mafia ha capito che bisogna inserirsi, a proposito di libero mercato, all'interno del sistema delle privatizzazioni. Ecco, l'ha capito benissimo. Oggi i mafiosi sono banchieri, oggi i mafiosi hanno capito che bisognava fare il salto di qualità. Infatti Cosa Nostra, che cosa ha fatto? Ha delegato, cioè quella criminalità che parte dal basso, l'ha delegata alla 'Ndrangheta, perché oggi la 'Ndrangheta controlla tutto il mercato della droga. Cioè la mafia si occupa, Cosa Nostra si occupa d'altro da questo punto di vista. È diventata una mafia globale, una mafia che riesce veramente a inserirsi all'interno del sistema capitalistico, un sistema basato sul consumismo senza regole. Ecco, da questo punto di vista siamo stati fregati tutti, per un semplice motivo, e anche in Italia sono arrivati i primi segnali di un governo, almeno quello precedente, che un governo che ha dimostrato che chiaramente che purtroppo oggi l'economia domina sulla politica e sulla ragione. E quando l'economia domina sulla politica e sulla ragione, qualcosa inizia a non funzionare più. Ecco perché io spesse volte dico ai giovani: stiamo attenti prima che sia troppo tardi. Stiamo attenti perché gli spazi di democrazia in questo paese si stanno restringendo sempre di più. Ecco, si stanno restringendo sempre di più, e lo possiamo toccare con mano anche nelle piccole cose, nei movimenti normali. Per esempio, noi viviamo sotto una dittatura mediatica, non c'è ombra di dubbio su questo, e non è che noi, per capire che siamo sotto una dittatura mediatica, dobbiamo aprire la porta magari per vedere se passa qualche carro armato. Assolutamente no, noi la porta la possiamo tenere chiusa, perché i carri armati non le passeranno, però basta accendere la televisione e vediamo quello che succede. Vediamo, noi riusciamo a capire benissimo chi mantiene oggi il monopolio dell'informazione. Oggi il monopolio dell'informazione è mantenuto da delle persone che hanno i soldi, che si possono permettere addirittura oggi, quello che non si permettevano prima, di dare pure delle notizie false. Quel farabutto di Minzolino, a parte che girava il mondo con i nostri bancomat, con i soldi che pagavamo noi, si girava il mondo e si organizzava le orge, questo e quest'altro, perché questi vengono dalla cultura del capo, il capo che praticamente diffonde sempre la cultura dell'arricchimento facile, del godimento soprattutto, la cultura del godimento, che è una cultura diffusa. Ecco, vedete, purtroppo io voglio fare riflettere i giovani su questo. Io veramente, lo voglio dire, questo mi dovete scusare, ma
ho provato un senso di schifo, mi veniva quasi da vomitare, e io ho uno stomaco forte, fortissimo, cioè credetemi, mi sono venuti i brividi, perché nel vedere quella piccola sequenza che faceva riferimento al Presidente del Consiglio in pettore, almeno è uno dei candidati al Presidente del Consiglio, come si muoveva e come offendeva la dignità delle donne. Cioè, mi sono letteralmente sconcertato, proprio una cosa impressionante di quello che ho visto lì. Non avevo visto mai questi sguardi, questo dico, ma speriamo che... In un dibattito politico, e questa è la cultura che viene diffusa oggi ai nostri giovani. Ecco perché vi dico, stiamo attenti, prima che sia troppo tardi, perché ragazzi, quando poi ci tolgono la democrazia in questo paese, poi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo risalire di nuovo in montagna, dobbiamo pagare un altro grosso tributo di sangue per riprenderci alcuni, quel poco di democrazia che ci spetta. Cerchiamo di evitare questo finché siamo in tempo. Io mi piacerebbe se ci fosse qualche domanda da parte dei giovanissimi. Anche di quelli che non sono giovanissimi. Abbiamo la precedenza dei giovanissimi. Vecchi non ce n'è, vecchi non è troppo. Io devo ricordare che abbiamo ancora 30 minuti perché poi Giovanni ci deve lasciare, che c'è uno spettacolo su Acolinaldo. 30 minuti possiamo fare la conversione. Sì, esatto. C'è una domanda? Una domanda, volevo fare solo un'osservazione. Io sono coetanea di quelli, non sono coetanea. Quando quindi raccontava del periodo culturale, eccetera, mi ci sono trovata bene in mezzo. Volevo solo dire questo. Io sapevo chi era Peppino Impastato quando ero ancora vivo. Quindi non è tutto quello che è accaduto dopo con la morte. Lo sapevo perché ero di Democrazia Proletaria. Fanno lontano dalla Sicilia, però attraverso questo piccolo partito, perché era veramente piccolo, noi sapevamo chi era e che cosa faceva. Ricordo benissimo quando è arrivata la notizia della morte, coincideva ed è stata coperta dalla notizia di Monroe. Quindi nei giornali c'era un articolo e ovviamente passava da terrorista. E quindi il dolore, ancora una volta, di vedere le cose travisate, di non vedere la verità che viene fuori, di essere messi al bando, perché lo eravamo anche come partito, di essere messi al bando perché eravamo terroristi, appunto, avevamo tutti eccetera. Quindi io ho seguito sempre questa cosa, per me è stata una gioia, diciamola così, una tristezza, però vedere oggi riconosciuto il film 100 passi, tutte le varietà, per vedere riconosciuto chi era Peppino Impastato e demolita quella finzione, è una di quelle cose che dice, beh, vabbè, non tutto va male nella vita. Mi attacco a questo, e questo è solo come testimonianza, per dire che un'altra cosa di tutto quello che è stato detto, oltre alla legalità, che mi ha sempre colpito, che voglio dire, è il discorso della rassegnazione. Anch'io temo la rassegnazione, che passa in tanti modi, compreso lo status quo e la difficoltà ad andare contro a tutto quello che tanti dicono. E allora voglio dare un altro omaggio alla sua terra, alla Sicilia. Essendo della generazione di Peppino, io sono una di quelle giovani che è stata molto, ma molto, molto colpita dal caso Franca Viola. Una donna siciliana molto coraggiosa, molto, che ha saputo andare contro a tutto quello che il mondo di allora dava, cioè ha saputo ribellarsi allo stupro e dire no, non accetto il matrimonio. Per me, che ero appunto coetanea anche di Franca Viola, per noi giovani è stato, noi eravamo in un altro mondo, questo era veramente, adesso i mondi sono più vicini, con computer, televisione e tutto il resto, ma allora eravamo un'altra realtà, e per noi la Sicilia, per me la Sicilia era la Sicilia dei Fiumi di Germi, la Sicilia della ragazza con la pistola, la mafia ci credevamo, Tommasi da Lampedusa, cambiare tutto per non cambiare niente, tutta questa serie di concetti, anche se era una terra ricca di cultura. E quindi invece Franca Viola ha dimostrato, ci ha fatto vedere tutto un altro mondo. E un'altra grande donna, sua madre. Quindi, nella Sicilia, donne che non hanno voluto rassegnarsi, che sono state capaci di andare fino in fondo a perseguire, a dire no, questo non va bene, a cercare quella via della legalità che mette al centro la dignità. Non mi importa se tutto il mondo mi dà incontro, ma io voglio alzare la testa.
io quello voglio continuare a dire. E quindi in questo leggo una domanda: il ruolo delle donne oggi in questa Sicilia era prima. Ovviamente c'è anche il donne dalla parte della mafia, Proprio stavo iniziando proprio per, cioè, non so, rispondo e poi magari facciamo la domanda rispondere, no? Vabbè, siete d'accordo? Cercherò di essere breve, però sai, per parlare di mia madre qui bisognava dedicare, proprio io non ho parlato di mia madre per questo motivo. Ecco, il ruolo delle donne oggi. Oggi noi abbiamo avuto, diciamo, nel periodo dopo anche l'assassinio di Peppino, anche nel periodo passato, abbiamo avuto donne di mafia, cioè donne che hanno avuto un ruolo importante nell'organizzazione mafiosa, logistico, tecnico, organizzativo, non esagero, perché la moglie di Totò Riina è quella che era una maestrina, quella che ha educato i figli, quella che ha logisticamente aiutato il marito nella latitanza, quella che è riuscita quantomeno a fare studiare i figli, a mantenere un po' la famiglia, ecco, con un ruolo importante, ma, cioè ai margini un po' dell'organizzazione mafiosa. Ecco, poi abbiamo avuto noi una delle ultime donne che ha avuto un ruolo importante, addirittura faceva parte dell'organizzazione mafiosa, forse per la prima volta nella storia, a meno di quello da alcune dichiarazioni, è stata Giussi Vitale di Partinico. Ecco, quella praticamente è stata mandante di un paio di omicidi per vendicare un po' la morte dei suoi parenti. Ecco, è una che comandava, una che praticamente portava avanti delle decisioni importanti appunto in quel territorio circoscritto. Poi abbiamo avuto Pupetta Maresca, no? Quella che si è macchiata anche di omicidi. Però poi ci sono state donne che hanno lottato la mafia. Donne che si sono impegnate tantissimo, che hanno avuto il coraggio di dire la sua, come la madre di Tolito Carnevale, che è stata una delle prime che veramente ha avuto il coraggio di denunciare gli assassini del figlio. Non ha avuto giustizia, purtroppo, perché prima sono stati condannati, poi assolti. E c'è stata una grande battaglia giudiziaria legale che lei ha portato avanti. Ecco, mi pare che ci sono donne contro e con la mafia, cioè anche lì abbiamo, diciamo, questa diversità. Per quanto riguarda mia madre, io credo, non perché sono direttamente coinvolto, però credo che è un caso diverso, è un caso particolare rispetto a tutti gli altri, dove lei si è dovuta muovere in una situazione veramente difficile, perché lei era la moglie di un non mafioso, però nello stesso tempo era la madre di un militante della sinistra che lottava la mafia. Ecco, pensate un po', siamo nella Sicilia degli anni 60, Franca Viola è venuto alla fine degli anni 50, qui siamo... No, che però nel 66. Nel 66. 66, Franca Viola. No, allora l'altra donna era quella... quella che... Ma Franca Viola è quella che ha rifiutato di sposare. Sì, quella che ha rifiutato di sposare è stata sequestrata da Melodia, sì. Che poi Melodia ora è stato ucciso. Un altro caso prima era stato quello, non mi ricordo come si chiama, quella che gli aveva dato la pistola in mano al figlio, gli aveva detto di vendicare un po'. Questa era un'altra donna pure, però quella ha usato la giustizia come forma di vendetta. Cioè, ritornando a mia madre, questo ruolo intermediario, nel senso che si trovava in mezzo, e questa donna diciamo che era incisa di una cultura cattolica mediterranea, credeva molto nei valori della famiglia, per me la famiglia era sacra e inviolabile, infatti non ha lasciato il marito, lo ha chiaramente lo ha assistito, lo ha tutito fino alla fine, fino alla morte, non lo ha lasciato. Però questa donna, quando è stata costretta a fare una scelta, non si è schierata dalla parte della mafia, dalla parte del marito, ma si è schierata dalla parte del figlio,
dalla parte della giustizia, della legalità. Vi spiego. Io vi volevo raccontare un particolare, quando lei, brevemente, quando lei ha puntato il dito durante il processo, sei stato tu ad uccidere Peppino, che si è, rivolgendosi a Gaetano Badalamenti, così come questa donna, diciamo che se oggi noi siamo qui a parlare di Peppino, se oggi siamo arrivati alla verità su Peppino, lo dobbiamo a lei, perché è stata lei veramente rivoluzionaria. Andiamo a rivedere un po', scusate, la scena del film, la penultima scena e tutta quella sequenza reale, quando lei, di fronte alla bara vuota del figlio, perché in Peppino abbiamo raccolto poco, c'è stata l'esplosione, lei si rivolge in questo modo di fronte alla bara: questo non è mio figlio, me lo hanno fatto a pezzettini. Io poco fa l'ho accennato questo particolare, mi pare. No, vabbè, comunque, se, anche se l'ho detto, lo ripeto di nuovo: questo non è mio figlio, me lo avete fatto a pezzettini. Il cugino americano che doveva organizzare la vendetta gli risponde in questo modo: Peppino, sangue pazzo, ma era uno di noi. Lei ribatte di nuovo e dice: non era uno di voi, e io vendette non le voglio. Ecco, da quel momento in poi, ecco, avviene la svolta, cioè nel senso che lei non si rinchiude in casa col velo nero come spesso facevano le donne siciliane. Lei apre subito la sua porta. Spesso le donne siciliane, colpite dal lutto, chiudevano tutto, listavano le persiane al lutto e non uscivano più. Lei apre la sua porta, al contrario, era il periodo della primavera, la porta spalancata, e entrano i compagni di Peppino, gli amici, gli avvocati, e portiamo avanti quella battaglia difficile per arrivare alla verità sul caso di Peppino, che io vi ho raccontato un po'. E questa donna, sempre messa lì, a ricevere tantissimi giovani che venivano da ogni parte d'Italia, una donna molto esile, piccola esile, che ormai molto sofferente, soprattutto nell'ultimo periodo. Ecco, quando io parlavo poco fa, lei ha accennato un po' alla rassegnazione, soprattutto, cioè, bisogna dare messaggi positivi ai giovani, far capire che la mafia si può sconfiggere. E questa donna ha portato avanti la sua rivoluzione proprio fra quelle mura. E vi dico subito, e diceva sempre questo, lo diceva pure ai miei figli: non chiudete mai questa porta. Questa porta deve rimanere aperta. Noi dobbiamo far entrare qui tutti i giovani, tutte quelle persone che vogliono realmente, lottare la mafia, arrivare alla verità di Peppino, e noi dobbiamo raccontare la sua storia, perché la storia di Peppino, il suo messaggio, lui non era un eroe, però dobbiamo raccontare la sua storia perché c'è un messaggio positivo soprattutto per le nuove generazioni. E poi aggiungeva pure questo: io mi auguro che la porta che si trova a 100 passi da noi, che è la porta di casa Badalamenti, quella deve rimanere chiusa. Ecco, diceva pure questo. E si è verificata questa profezia, perché la nostra porta era aperta a giovani che venivano da ogni parte d'Italia, che cantavano, che c'era una festa perché organizzavamo le manifestazioni in ricordo di Peppino. Quella sempre chiusa, perché nel 1982, durante la prima guerra di mafia, Gaetano Badalamenti con tutta la sua famiglia scappano perché erano braccati da altri mafiosi che li volevano uccidere, e non ritornano più in quella casa. Poi Badalamenti viene arrestato, la moglie va via, quella porta non si apre più. Allora si è verificato quello che ha detto mia madre: siamo stati noi, guarda caso, con le chiavi in mano della legalità, ad aprire quella porta, proprio con le chiavi in mano. Ecco, questa donna, è stata lei che ci ha portato in questo percorso, che ci ha accompagnato, però lei era morta, non ha potuto avere questa soddisfazione. Siamo andati noi ad aprire quella porta, con quelle chiavi in mano, e lascio un po' immaginare a voi l'emozione, perché noi siamo andati a violare il regno della mafia. Gaetano Badalamenti, vedete che era uno dei più grandi boss del secolo precedente, noi siamo andati lì a violare
quella casa, il suo regno. Allora, per chiudere con la risposta, dentro casa memoria, perché casa memoria è la nostra casa dove abbiamo vissuto noi, dove si è svolta una buona parte della storia che noi abbiamo rinunciato, abbiamo messo a disposizione della società civile. Cioè, nel senso, quella casa oggi è vincolata ed è diventato patrimonio culturale. E quando la gente viene lì, cioè si emoziona tantissimo perché lì c'è la memoria di Peppino, c'è la memoria di mia madre, c'è una memoria storica. Nell'altra casa, che si trova a 100 passi da noi, dove noi stiamo rendendo visibile questo percorso con le pietre della memoria, con le pietre di inciampo che fanno il percorso che dalla nostra casa arriva a casa Badalamenti, cioè pensate un po', dentro quella casa si vive un'altra emozione, perché lì c'è una storia diversa, c'è un'altra memoria, una memoria negativa. E io lascio immaginare un po' a voi l'emozione. Io ho un grande rispetto per quella casa, perché è giusto rispettarla, perché è giusto raccontare ai giovani quello che è successo. Quelle mura non possono dire nulla, non possono parlare, però dentro quelle stanze sicuramente si sono prese decisioni importanti. Cioè, pensate un po', cioè qualche strage è stata decisa lì, qualche omicidio eccellente è stato deciso lì, sicuramente anche l'omicidio di Peppino Impastato è stato deciso pure lì. Ecco, e si vive questa emozione, cioè questa terribile emozione. E allora, vedete, noi dobbiamo raccontare queste storie ai giovani. Noi quella mafia l'abbiamo sconfitta, perché per loro questa è stata una sconfitta. Per me violare il loro regno, entrare lì nella casa dove vivevano loro, per me è stata una sconfitta per loro. Però il problema è dare questi messaggi ai giovani, far capire che noi ce la possiamo fare, dobbiamo essere concreti, perché se noi parliamo contro tutti, no, non possiamo parlare contro tutti. Vedete che mia madre, quando lo Stato gli consegna il figlio terrorista, lei continua a crederci, si aggrappa allo Stato, si aggrappa alle istituzioni, e loro continuano a dire rassegnati perché mio figlio è un terrorista. Però i nodi sono venuti al pettine, lo Stato è venuto a chiedere scusa dopo tanti anni, perché è stata elaborata la Commissione Antimafia. Cioè, la Commissione Antimafia elabora una relazione dove mette in evidenza i rapporti fra alcune persone delle istituzioni con la mafia per organizzare il delitto Impastato. E il dossier parlamentare che è stato approvato dai due rami del Parlamento viene consegnato a noi, cioè la commissione parlamentare prende l'aereo militare, vengono a Cinisi a consegnare il rapporto, a consegnare il dossier. Vedete che mia madre aveva tutto il diritto di buttarli fuori di casa, perché lì c'era lo Stato e lo Stato gli aveva consegnato un figlio terrorista. E mi ricordo che il suo presidente, il presidente della commissione, prima di andare a casa mia, mi ha detto proprio questo, dice: noi purtroppo siamo venuti, ci auguriamo che tua madre non ci butta fuori di casa, se ci butta fuori di casa noi ce l'andiamo, perché lei ha tutte le ragioni per poterlo fare, perché lo Stato gli aveva consegnato un figlio terrorista. Loro sono entrati, io gli avevo detto, io per creare un po' di tensione, per creare un po' un clima di tensione, gli avevo detto: beh, se vi butta fuori può anche darsi che andate. Va bene, sono entrati tutti emozionati, e guarda caso non nascondo se dico questi uomini navigati con tanti anni di attività politica, di attività parlamentare, deputati, senatori, avevano paura, temevano quella donna esile, piegata su se stesso. Cioè, mi ricordo che avevano paura. Il presidente, che era Beppe Lumia, che è un senatore del PD, che si chiama Beppe Lumia, assieme a Michi Vendola, assieme ad altri componenti della Commissione Antimafia, era la bicamerale, consegnano il dossier e mia madre
gli chiedono scusa, mi ricordo che il Presidente gli dice noi gli chiediamo scusa a nome dello Stato, gli consegniamo il lavoro parlamentare, abbiamo cercato di riparare in questo modo, quella donna non li ha buttati fuori di casa, con grande umiltà li ha ringraziati e gli ha detto mi avete fatto risuscitare mio figlio. Ecco, questa è la chiara, a parte il ruolo delle donne che è importante, però forse sono fuori tema nella domanda, nella riflessione che lei aveva fatto, però quando le istituzioni ti sono vicine, ecco, funzionano molte cose, tu ti senti meglio, hai più coraggio, vai avanti, ti senti, diciamo, quasi protetto, ma quando le istituzioni remano contro, la tua lotta è ancora difficile, cioè diventa più complicata. Non so se sono stato chiaro, però questo è il messaggio che noi dobbiamo dare ai giovani, cioè dobbiamo crederci, perché se non ci crediamo non possiamo fare nulla. Io mi scuro continuamente a portare avanti questi messaggi. Sì. Scusa, abbiamo ancora 10 minuti, benissimo, c'è una domanda? No. Cercherò di rispondere brevemente perché dovete andare via. Prego, una domanda flash. Sì, ho paura, no. Cioè io non sono presuntuoso e dico beh, qui spacco il mondo, non ho paura di nulla, no, ho paura. Ho tanta paura e spesse volte guarda. Cioè non sono sereno pure, però grazie a tante persone che mi stanno vicino, grazie a un impegno che portiamo noi avanti con molta razionalità e come diceva Borsellino, tutte le persone che hanno paura dentro di sé hanno un po' di coraggio e ce l'hanno sempre. Non è una forma di disperazione, però spesse volte così come tanti io riesco a tirare quel poco di coraggio che ho e mi faccio forte, però più che paura per me, io ho paura per le persone che vivono attorno a me, dove io mi sento responsabile, che sono i miei figli, che sono mia moglie, io ho due figli, e sono sposato da tantissimi anni, da 35 anni credo, 34 anni che sono sposato. Voglio dire, ho due figli e praticamente diventa ancora più dura perché ci sono anche delle responsabilità. Nel 78 mi sono sposato, quanti anni sono? Volevo solo ricordare che poiché il filo conduttore è stato il film passato anche attraverso il film 100 passi, che proiettiamo i film 100 passi giovedì prossimo alle ore 21 qui. Grazie, grazie. 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 Grazie.